È corsa contro il tempo per consentire ai tifosi del Salerno di seguire la squadra del cuore nella prima trasferta della stagione, l'ostacolo da superare legato alla prevendita. Lo stadio di Marino è piccolo, non attrezzato a gestire la vendita di 1000 possibili taglianti ai sostenitori che arriveranno dalla Campania. Ed allora il Marino ha chiesto al Salerno di farsi carico della prevendita degli 850 biglietti del settore ospiti, più un piccolo quantitativo del settore tribuna. Contatti tra le società, fax inviato dal Marino al Salerno stamani. Si è ora in attesa di una risposta, entro oggi, non più tardi. Diversamente il club laziale, su sollecitazione della Questura di Roma, chiuderà il settore ospiti dello stadio di Marino. Nel frattempo anche le organizzazioni del tifo salernitano hanno chiesto notizie al Marino, dando la disponibilità di effettuare la prevendita. In tal caso però il Marino chiede precise garanzie, soprattutto economiche, a chi poi materialmente effettuerà la distribuzione dei biglietti. I tifosi salernitani aspettano, intanto infatti si stanno già organizzando per poter seguire il Salerno domenica prossima a Marino. 1000 persone sarebbero pronti a seguire la squadra allenata da Perrone. Si spera di risolvere in tempi rapidi il problema. Un problema, tra l'altro, che potrebbe ripetersi spesso durante la stagione, anche perché molti impianti di gioco del girone G della Serie D sono piccoli e poco attrezzati.